Grazie. Che cosa può fare un teologo qui a questo tavolo? Tanto un teologo valdese come sono io. Forse sono stato invitato perché il principe è religioso. E questo è il fatto singolare di cui, a cui il libro accenna, ma che non tematizza. E se ci saranno altre edizioni, come mi auguro ci siano, forse varrebbe la pena dedicare alla religione del principe qualche paragrafo, se non addirittura un capitolo. Ora io qui naturalmente non c'è né il tempo, non è neanche l'occasione per parlare della religione del principe, però certamente ne ha accennato anche Scarpinato nel suo intervento iniziale, c'è un nesso. E c'è un problema, anzi ci sono molti problemi. Ne indico semplicemente tre. Il primo è una domanda: se la religione anestesizzi la coscienza morale del principe, e non solo del principe, anche dei sudditi, anche dei collaboratori, cioè la svolge in rapporto ai comportamenti, li orienta, li incentiva, oppure appunto li anestesizza. Ora qui c'è, per quanto concerne la religione cattolica, che è la religione dominante storicamente, non dimentichiamo che l'Italia è il primo paese dell'Occidente che è stato evangelizzato, quindi è il paese in cui l'eredità cristiana, in Italia nella forma cattolica, è più antica, quindi più radicata, subconscio prima ancora che nella coscienza di innumerevoli nostri connazionali. Dunque, ecco, la religione cattolica, che cosa è sostanzialmente? Intorno a che cosa ruota? Io direi che ruota principalmente intorno al sacramento, molto più che intorno al comandamento. Cioè, nel vissuto concreto di un credente cattolico, il rapporto con Dio si gioca nella partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa. Caso che chi è irregolare, come ad esempio un divorziato, qual è la sanzione? È essere escluso dai sacramenti. Cioè, il comportamento, l'etica in poche parole, naturalmente ha un ruolo, si capisce, ma non è così centrale, non è così decisiva. Cioè, non è lì che tu ti giochi il rapporto con Dio. Ecco perché Scarpinato trova gli assassini che sono cristiani, che si considerano cristiani, perché il loro rapporto con Dio non passa attraverso il comportamento concreto, gli atti, le azioni, ma principalmente attraverso l'esistenza, chiamiamola così, sacramentale. Questo comunque è un problema molto grosso che meriterebbe di essere approfondito. Il secondo problema è di stabilire se la religione
non finisca per fornire al principe degli aiuti insperati. Cioè, se la religione in certe forme non finisca per essere una alleata, che lo voglia o no, cioè anche indipendentemente da una sua precisa volontà, alleata del principe. Faccio soltanto un esempio, perché si potrebbe parlare a lungo di questo. Il libro denuncia a un certo punto quello che viene chiamata la destatalizzazione. La destatalizzazione della coscienza civile. Cioè lo Stato non è più niente, o è sempre meno, conta sempre meno. Meno ce n'è, meglio è, eccetera, eccetera. Ecco, la destatalizzazione. Allora io mi sono chiesto, ma la Chiesa a questa destatalizzazione ha contribuito, contribuisce, magari anche solo passivamente, cioè non nella coscienza dei cittadini il valore, l'importanza fondamentale dello Stato, oppure in fin dei conti presentandosi in varie circostanze come il vero Stato, come l'alternativa allo Stato. Queste sono domande molto serie, io credo. Cioè, la Chiesa aiuta il cittadino italiano ad amare lo Stato, ad apprezzare lo Stato, a volere lo Stato, o no? O no? E poi c'è una terza domanda, e cioè, questo libro che ho definito in una conversazione privata con l'autore e gli autori, agghiacciante, è un libro agghiacciante, anche perché poi io non sono riuscito a trovare nessuna obiezione, perché uno vorrebbe trovare delle obiezioni, delle critiche, vorrebbe poter, diciamo, fare dei commenti e dire no, ma qui si esagera, qui non è così, ci potrebbe. Invece io almeno non sono riuscito a trovare obiezioni, ma il quadro che ne esce è agghiacciante. Ora, c'è un degrado civile, morale, indescrivibile, diciamo così, insospettato soprattutto. Cioè, nessuno se lo immagina, io non immaginavo. Ora, appunto, che ne esce? È la domanda, anche Scarpinato alla fine l'ha posta, salvare la Costituzione. Ma per salvare la Costituzione ti devi identificare nella Costituzione. E per identificarti nella Costituzione devi avere una serie di parametri, anzi di strutture mentali, morali e direi anche spirituali, oltre che politiche, ben solide, se no non salvi la Costituzione che salva te. Ora, nel secondo 800, le piccole comunità evangeliche che sono sorte qua e là, anche in Sicilia,
nel nostro paese, al seguito di Garibaldi, nel nostro paese pensavano questo, grosso modo, semplifico. Dicevano: il risorgimento civile e politico dell'Italia presuppone un risorgimento morale, e il risorgimento morale presuppone un risorgimento spirituale, un risorgimento religioso addirittura. Ora, io non è che difenda qui stasera tesi, però questi nessi tra politica, morale e religione, o spiritualità, chiamiamola come vogliamo, è un nesso che credo debba essere posto.